Mara Venier è stata travolta da un brutto imprevisto che ha messo a dura prova la sua salute, in particolare i suoi occhi. È un'estate decisamente da dimenticare per Mara Venier. La conduttrice di Domenica in è apparsa sui suoi canali social con un occhio bendato che ha immediatamente fatto preoccupare tutti i suoi fan. La zia che si è lasciata alle spalle una stagione televisiva di successo, non priva di polemiche, ha raccontato quello che le è capitato ad Agospia, non una ma due operazioni agli occhi. La signora della Domenica è pronta di ritornare al comando della prossima edizione dello storico contenitore di Rai 1, ma intanto entra ed esce dall'ospedale per ripristinare la vista. Solo qualche mese fa era caduta nel polverone mediatico dovuto al comunicato stampa della Rai letto in diretta durante la puntata dedicata a Sanremo, che le costò una valanga di commenti negativi. Comunque sempre amatissima dal suo pubblico, dopo aver chiarito esprimendo le sue sensazioni, la Venier ancora una volta apre il suo cuore e con la genuinità e la franchezza che la contraddistingue, in questi giorni ha semplicemente dichiarato: "Per me è stata un'estate una demea. Ma cosa è successo?" Gli interventi agli occhi di Mara Venier, la conduttrice racconta tutto. Mara Venier ha rivelato dettagli scioccanti riguardo alla sua salute, gettando luce su un periodo particolarmente difficile della sua vita. In un'intervista ad Agospia, la popolare conduttrice ha raccontato di aver affrontato due interventi chirurgici alla retina a causa di un'improvvisa emorragia oculare, una condizione che l'ha costretta a rivedere completamente i suoi piani estivi. "Ho dovuto sottopormi a due operazioni agli occhi e ne dovrò fare altri tre, sperando di recuperare un po' di vista", ha confessato Venier, spegnendo ogni voce infondata che circolava sulla sua condizione. La conduttrice non ha nascosto la difficoltà emotiva vissuta durante questo periodo, descrivendo l'estate appena trascorsa segnata dalla solitudine. "Non volevo rovinare le vacanze ai miei figli", ha spiegato, aggiungendo di aver scelto di non allontanarsi dall'Italia per non compromettere la sua salute. Il piano originale della coppia, che prevedeva una lussuosa vacanza a Santo Domingo nella villa con piscina di proprietà del marito Nicola Carraro, è stato annullato. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Mara Venier ha trovato la forza di trasformare questo periodo nero in un'opportunità inaspettata. Tra un intervento chirurgico e l'altro, la 73enne ha realizzato un sogno che coltivava da tempo: tornare a recitare. Diretta dal celebre regista Ferzan Özpetek, Venier ha partecipato alle riprese del film Diamanti, girato a Roma nelle ultime settimane. Un'esperienza che le ha regalato un momento di evasione e soddisfazione personale in mezzo a tanta sofferenza. Con il secondo intervento all'occhio superato con successo, la conduttrice ha potuto finalmente prendersi qualche giorno di riposo. Non potendo volare a Santo Domingo, la coppia ha deciso di trascorrere il periodo di recupero a Viareggio, una località che ha permesso a Mara di ricaricare le energie senza allontanarsi troppo dai medici che la stanno seguendo. Ora, con lo spirito combattivo che l'ha sempre contraddistinta, Mara Venier guarda avanti, sperando che i prossimi interventi le permettano di recuperare la vista e di tornare a vivere la sua vita senza limitazioni. "Questa è la verità, prima che si dicano cose non vere", ha voluto precisare, mettendo a tacere le indiscrezioni che inevitabilmente circolano attorno a una figura tanto amata quanto esposta al pubblico.